alla direzione della Garibaldina che ha fatto tutto questo, penso, no? Iniziativa loro, quindi al presidente, ai vari dirigenti, all'allenatore, anche i ragazzi che sono scesi in campo. L'unica cosa, e poi io chiudo subito perché non voglio annoiarvi, prima di per scoprire questa lapide per l'intitolazione della tribuna ad Angelo Colosimo, vorrei invitare i ragazzi, sia che giocano a pallone, sia che studiano, sia che scherzano, sia che vanno a passeggio, metterci la passione. Se nelle cose non si mette la passione, le cose non riescono. In cucina il marito dice alla moglie: oggi hai cucinato benino, però ci è mancato un po' di passione. E la moglie risponde: hai ragione, ero un po' distratta. Il marito si accorge quando la moglie non ci mette la passione nella cucina. E la stessa cosa nei ragazzi: nel pallone hai giocato bene, però se ci mettiamo un po' di passione in più, allora ecco la passione. La passione non è negativa, è un qualcosa, una virtù quasi quasi importantissima in tutte le cose. Dove c'è passione le cose riescono, va bene? Quindi grazie a tutti, e poi diamo la parola al sindaco e la signora, e scoprono la lapide e la facciamo la benedizione al signore Rosetti. Un applauso anche. Città di Sovere Mannelli, tribuna mister Angelo Colosimo. Stadio comunale Antonio Lei, il sindaco Leonardo Siriani, Soveria Mannelli, 23 maggio 2017. Diamo la parola adesso al signor sindaco, il dottore. Buonasera a tutti e benvenuti a questa bella manifestazione che intende confermare lo sport, oltre che come strumento di benessere psicofisico, anche e soprattutto come portatore di valori umani positivi, ricordando e onorando la memoria e il merito di un nostro concittadino. Prima vorrei fare un caloroso saluto a tutti i presenti, da parte del sindaco, da parte di tutta l'amministrazione comunale di Sovere Mannelli. Poi vorrei rivolgere un ringraziamento e gli auguri più cari alla Garibaldina, al suo presidente, al suo allenatore, per aver ottenuto un risultato in tempi veramente straordinariamente difficili. Dovete sapere, che unanime è stato il consenso quando è partita l'idea, accordo unanime quando qualcuno ha proposto l'intitolazione di questa tribuna al nostro compianto e amico concittadino Angelo Colosimo. Un gesto, vi assicuro, molto sentito, oltre che doveroso, da parte dell'amministrazione comunale di Sovere Mannelli nei confronti di un cittadino come Angelo Colosimo, mancato prematuramente all'affetto dei suoi cari e di tutti noi che abbiamo nel cuore e nell'anima la Garibaldina, e che ha dato tutto se stesso, come tutti sappiamo, allo sport e alla sua squadra. L'intitolazione di una strada, di una piazza, di una scuola, di un palazzo, riteniamo debba rappresentare un momento di riflessione per tutti, e per noi questa, vi assicuro, è un'intitolazione che ha un grande valore. Angelo è stato infatti quello che più di tutti ha incarnato lo spirito della nostra squadra, sia come portiere prima, per il quale tutti noi lo chiamavamo amichevolmente Piloni, come il suo collega portiere secondo nella Juventus, che come allenatore in un secondo momento. Da punto di forza in campo, ricordo ancora con quanta determinazione incoraggiava i compagni nelle situazioni difficili e quanto incarnasse lo spirito di unità della sua squadra. Passò poi a dirigerne le sorti come allenatore. Non un allenatore prezzolato, ma un allenatore appassionato e dedito con tutto se stesso alla sua squadra, ai suoi ragazzi, ai quali ha sempre cercato di trasmettere i suoi valori, la sua grande esperienza e tutto il suo sapere calcistico.
siamo felici questa sera di vedere campeggiare in questa tribuna il nome di Angelo, e siamo sicuri, siamo convinti che anche lui sarà felice, lo sento, sarà felice di questa scelta che gli consentirà di ispirare per sempre il tifo per la sua squadra e di proteggerla sempre nei momenti del bisogno. Viva la Garibaldina, viva Angelo Brunetta. Con un po' di commozione, che di solito io non mi commuovo mai, perché mi conosce, anzi sono sempre brillante, ma in questo momento, ricordando una vita passata insieme, non posso far altro che trattenere le lacrime. Angelo Cosimo, Angeluzzo, come io e come tutti gli amici lo chiamavano, è stata e rimane per questo nei nostri cuori un grande galantuomo, una persona per bene in tutti gli ambienti che ha praticato, nel lavoro, nello sport e nei rapporti con la gente. Se è vero che l'intelligenza e la capacità di saper porre rapporti, Angelo Cosimo era il numero uno. Lo conosco per proprio la sua attività, non l'avevo fatto con passione, con sacrificio, dappertutto. Non voglio ricordare i giorni tristi del lutto, ma avete visto quelli che erano presenti, che c'è stata una manifestazione planetaria, se devi dire. Quindi questo vuol dire che praticamente veramente meritava e merita tanto. Bene ha fatto l'amministrazione della Garibaldina, questa di Emilio Chiodo e quella prima ancora di Rubettino, a fargli dei riconoscimenti. Questo in particolare è stato molto gradito da me personalmente e penso pure dalla famiglia, perché praticamente Angelo lo sport ha dato tutto. Ricordo che nel lontano 1963-64 la buonettanima di Don Antonio Leo con Don Raffaelino Sirianni venne a prenderci a Cosenza, che ancora non avevamo finito l'anno scolastico, per farci svolgere una finalissima. I catanzaresi stiano attenti, che cito pure qualcuno di voi, una finalissima da disputare alle 10:30 al campo di Ippolito con la Romita di Catanzaro. Praticamente era uno spareggio per accedere alla serie superiore. Siccome praticamente la squadra della Garibaldina non era a completo, quindi hanno ripiegato con i due ragazzi che eravamo io e Angelo. Non avevamo nemmeno l'età per poter giocare, perché di quei tempi ci volevano 18 anni, noi non l'avevamo, però abbiamo giocato lo stesso. Purtroppo fu l'anno in cui esordimmo, quindi Angelo ha esordito, glielo diceva Giuseppe qualche tempo fa, ha esordito in questa partita che ci ha visto perdere, e il marcatore ai tempi supplementari del gol fu il papà di Critelli, che voi conoscete, Giovanni, no? Che giocava a pallone e segnò il gol della vittoria. Dopo questa è stata una continuazione di campionati, e quindi merita questa intitolazione, Angelo, per due aspetti. Primo, perché ha fatto con passione e con spirito di abnegazione questa l'attività, e poi perché nei momenti che una società attraversa, di crisi, no? Noi siamo scesi da categoria, quindi c'era un fuggi-fuggi generale. Allora il merito di Angeluzzo è stato quello di tenere unita una squadra per anni e poi l'ha avviata nuovamente nei campionati superiori. Quindi Angelo, grazie dell'amicizia che mi hai dato, amicizia, parente, fratello,
ci capivamo agli occhi quando ci guardavamo. Abbiamo passato in ospedale anni, prima ancora che al calcio, bastava uno sguardo e ci capivamo. Pertanto, caro Angelo, va lassù, continuerai a guardarci, a seguirci nella difficoltà quotidiana, soprattutto alla tua famiglia, a Rosetta, a Pasquale, che qui non c'è, ma è da lontano, ti pensa sicuramente, e poi a Giuseppe. Un bacione grande, Angelo. Ciao, bello. Adesso per la famiglia c'è il figlio Giuseppe. Sì, parlare dopo zio Pepe è difficile. Ha ricordato mio padre in modo egregio. Io vorrei fare soltanto dei ringraziamenti. Vorrei ringraziare Emilio per presidente della Garibaldina. Ripeto, vorrei ringraziare il presidente Emilio che ha voluto questa manifestazione, vorrei ringraziare in particolar modo Giovanni Paolo che l'ha voluta fortemente. Ringrazio tutti al comune per aver dato questa possibilità a mio padre di campeggiare qua, in questo campo dove ha fatto tante battaglie. Fino all'ultimo mio padre ha voluto bene alla Garibaldina, davvero fino all'ultimo. Scusate, ma come diceva zio Peppe, ha avuto sempre la forza di raggruppare tutti quanti. Io oggi sto vedendo tante persone non si vedeva nella vita, e anche da lassù oggi è riuscito a raggrupparvi tutti quanti, a farvi fare questa partitina e a farvi divertire a tutti quanti, e questa era la cosa che amava mio padre. Grazie di aver partecipato. Chiudiamo con una testimonianza di un ex presidente di calcio, Marco Rubettino. Ecco qua. Che dire, io sono felice e contento per la scelta dell'amministrazione comunale di aver voluto intitolare la tribuna ad Angelo. Angelo era una persona che ha dato tanto al calcio soveritano, una persona che ha fatto tutto quello che ha fatto con grande passione, che è la cosa che poi serve a questi livelli, perché è solo con la passione che si va avanti. Io l'ho avuto da allenatore dei portieri prima, da allenatore della prima squadra, e poi gli ultimi tempi che ricordo con più piacere, quando lui era allenatore dei portieri e io ero presidente. L'ho conosciuto, diciamo, più a fondo. Era una persona profondamente leale, sempre fedele alla Garibaldina, e quindi ho apprezzato veramente la sua grande umanità, perché poi era una persona fondamentalmente buona, e quindi sempre puntuale, sempre attento, sempre a dare una mano alla squadra. Ed è stato un esempio per noi, ma come abbiamo visto oggi, per più generazioni. Oggi ci siamo ritrovati la generazione prima della mia, forse due o tre prima della mia e quelle dopo. Quindi questa è la testimonianza che quando si lascia un buon ricordo, un buon segno, un buon esempio, è la cosa più bella che può capitare. Dispiace chiaramente per la prematura scomparsa, perché era Angelo, in quel momento stava dando il meglio di sé, in quell'anno in particolare, e poi all'improvviso ci ha lasciato. Quindi sono veramente felice e commosso. Thank you.
Allora, tutti ringraziano il presidente attuale Emilio Chiodo, non ce la fa, quindi ringraziamo tutti per essere stati presenti. Ci auguriamo che Angelo, chiudo con una battuta da prete, speriamo che stia all'accettazione, così quando sarà ci accetti. Grazie a tutti.